finché ci sarà chi dall'incertezza riscuoterà, chi ci dà paura e vuole che sia la nostra energia che mantiene intatte le ingiustizie della società. Eccoci qua, ciao Luca. Come va? Bene, grazie, tu? Ma sì, dai. Sì, ancora mi devo riprendere dal viaggio, che uno si deve riposare dal viaggio, insomma, quindi mi sono preso questi giorni un pochino, no, di tranquillità, riflessione anche sul viaggio che ho appena fatto, che è stato molto, molto intenso, che va compreso, va assimilato, va fatto sedimentare, insomma, tanti messaggi, sensazioni, emozioni, tutto il parterre delle emozioni là, cioè basta essere un pochino sensibile a determinati argomenti, ti ritrovi dal vivo di fronte a quegli scenari, quegli spettacoli, cioè tutte le corde emozionali che si muovono. Non ti nascondo, insomma, che di fronte alla piramide cosiddetta di Cheope, ma che di Cheope non è, ci ho avuto un'emozione che veramente fortissima, ecco, diciamo così, fortissima, sì. Sì, infatti, oltretutto, appunto, oltre a queste immagini, a questi scenari, a questi contesti in cui uno si confronta, diciamo, a livello proprio in presenza, a livello fisico, poi c'è tutto il discorso poi delle energie che ci sono in questi posti che praticamente ti stravolgono. Sì, là c'è una dicotomia pazzesca, perché ti sposti dal Cairo, che, come dicevo in scorse puntate, una città che 350 chilometri per 370, cioè grossa come una regione italiana con 33 milioni di abitanti, una roba dove ovviamente non c'è una bella energia. Ti sposti verso la piana di Giza, che diciamo, proprio poi abbiamo dormito in un resort che veramente riuscì a vedere le piramidi. Quando guardavi quello spettacolo, che è un archetipo poi che lavora dentro di te a livello inconscio, a parte le memorie, che quello c'è, cioè, chi ci può credere, non ci può credere, ma comunque il simbolo della piramide è sfruttata poi dai criminali, perché non è vero, ragazzi, che tutte le piramidi è un segno malefico, tutt'altro. Loro che cosa hanno fatto? Nel corso dei millenni si sono appropriati di tutto ciò che era positivo, che poteva innescare un ricordo sulle nostre origini, di chi siamo veramente, e l'hanno ribaltato per creare il loro impero del mare. Se andiamo a capire, insomma, la parola stessa, piramis, fuoco che brucia dentro di che? Dentro di noi. Il fuoco che è quello a diavoline, no, il fuoco sacro, il principio di trasmutazione, il principio alchemico che trasforma la materia in spirito. Noi, ecco, il nostro viaggio è quello che dobbiamo ricordare, perché abbiamo fatto il viaggio d'andata, ma ci siamo dimenticati che era un viaggio e che siamo dei viaggiatori, e la rotta per ritornare a casa, quello ci siamo dimenticati. Però dal punto zero, dove siamo stati generati, al culmine della piramide, noi abbiamo abbassato le nostre vibrazioni fino al terzo livello di vibrazionale, dove poi si passa la luce visibile, l'ultravioletto e l'infrarosso, si è scissa la nostra, siamo diventati polari, perché in realtà eravamo una monade in cui non c'era positivo, negativo, maschio e femmina, ci siamo scissi in due unità. E adesso tutto il lavoro importante che ognuno di noi è tenuto a fare è ricongiungere queste due polarità per ritornare a casa verso il punto zero.
Quindi è tutto là, e la piramide lo esprime in un modo incredibile, non solo da fuori come immagine, ma anche nel momento che tu entri dentro, perché quello non era una tomba, ragazzi, era un tempio iniziatico, un attivatore, una cella risonanza, risonante per quella frequenza. In un mondo che era caduto nell'oblio per 13.000 e passa anni, e che era importante mantenere questi amplificatori per dare una mano alle persone che si volessero riconnettere a quella vibrazione, appunto per riconnettersi e ricordare. Ci siamo dimenticati tutto? Sì. C'è stato qualcuno, ma noi abbiamo accettato la manipolazione, attenzione, perché agganciamoci dalla frequenza del vittimismo, eh. Cioè io capisco tutto e ci casco tante volte pure io, ovviamente bisogna essere oggettivi, però uno stesso fatto lo puoi vedere sia dal punto di vista personale, ma anche da un punto di vista elevato, quindi dal punto di vista 3D, sì, ci stanno i cattivi, sono cattivi, la cosa, il nuovo ordine mondiale, le manipolazioni, il lavaggio del cervello, sì, ma a livello animico siamo noi che abbiamo accettato questo gioco per poter acquisire la maestria di ricordare chi siamo veramente. Tu immagina, veniamo qua, ci veniva spiegato tutto, ta ta, 2 secondi e ritornavi a casa. E che viaggio hai fatto? Il viaggio del piffero. Quindi è quello il discorso. È stata tosta, sì, per carità di Dio. C'è chi l'ha fatto prima, sto viaggio? Assolutamente sì. I cosiddetti illuminati, i cosiddetti maestri, che tutti hanno camminato su questo piano, però poi si sono ricordati qual era il loro compito, qual era la loro origine. Che cosa hanno più di noi queste persone? Niente se non il fatto che hanno. Sono diventati maestri di loro stessi. Ma c'è Dio che ha avuto solo un figlio. Non è vero, ognuno di noi è figlio di Dio. Lasciate perdere il cattolicesimo o qualsiasi altra religione che vi dice che solo uno è un pezzo di Dio, noi siamo degli scappati di casa dell'universo. Non è così, è solo che ce lo siamo dimenticati. Poi abbiamo permesso che avvenisse questa manipolazione dentro, l'abbiamo permesso noi, ragazzi. Lo so che è tosta da digerire, però riprendiamoci questa responsabilità. Perché quando ci prendiamo questa responsabilità, capiamo che siamo creatori. E se siamo creatori, ma lo dobbiamo capire non con la mente, facendo, mettendo in pratica questa diciamo, realizzazione. E dobbiamo creare. Troppi purtroppo sento, fino mio, che vogliono cambiare mondo, poi quando vengono sfidati o aiutati o sostenuti, sì, va avanti tu, che a me mi viene da ridere. Troppe volte dice, ma come? Ma spiegare, cioè, ci rimani, dice, ma com'è possibile, santo Dio, no? E quindi ecco il dramma di questa umanità. È una commedia veramente come al teatro, che in questo momento è drammatica, che però dobbiamo trasformare, anche comica, se ci pensiamo anche comica, perché ne stiamo vedendo di tutti i colori. Ogni tanto esce fuori qualcosa di nuovo, ma al di là di Biden, al di là di Mike Obama, cioè delle cose che non sai se ridere, è veramente, quindi è una cosa comica, drammatica, ma anche ironica, e abbiamo trasformato la nostra leggenda personale. E come fai? Soltanto immaginandola, no? La vedi, la riconosci, la incarni e la vivi. Perché solo quando hai fatto l'esperienza diventerà la tua realtà. Ma non a chiacchiere, deve diventare la tua realtà attraverso l'esperienza. Se no, fai il filosofo. Parli di cose che hai letto, ma che non hai vissuto. Quindi c'è niente dietro, tutto là.
Esattamente così. Va bene. Senti, hai saputo della nuova epidemia che sta circolando? Degli invertiti? No, no, del trumpismo. Perché pure là in vertice sarebbe da dire che pure quello non è casuale, però. L'epidemia di neotrampismo, perché c'è una quantità sempre più grande, sempre maggiore, di personaggi che improvvisamente diventano affetti da questo, chiamiamolo virus o chiamalo come vuoi, no? E improvvisamente si scoprono trampiani. Ma io sono sempre stato per Ma Trump. te stai riferendo a Salvini, quei post. Ma non solo lui, ma quello che sta succedendo anche negli States. Cioè, c'è una quantità di personaggi che tra dimissioni e praticamente giravolte a 180 gradi, cioè, un elenco infinito di personaggi che sta facendo. Ma qualcuno dice: ma deve essere un virus, il neotrampismo, no? Quando ho capito che cambia l'aria, ma lo stesso Bergoglio, guarda un po', anzi, imbroglio, scusa, che fino a poco tempo fa diceva certe cose, faceva certi annunci, improvvisamente ha ribaltato tutto a 180 gradi, dicendo agli ucraini: beh, ma dovete anche accettare l'idea di fare una trattativa, no? Alzare la bandiera bianca. Esatto. Ha fatto marcia indietro sul gender, ha fatto marcia indietro adesso sul discorso Ucraina, l'hanno iscritto nelle liste Milosevic, gli ucraini come nemico dell'Ucraina, gliel'hanno detto di tutti i colori. È veramente una cosa comica, comica. Ma guarda se gli fanno attentato al Papa con gli ucraini, come hanno fatto in passato con qualcun altro, insomma, che veramente non se lo meritava. Quante cose, No, mamma mia. sono già degli autorevoli comunicatori negli Stati Uniti, in più canali, più personaggi, che dicono, annunciano, tra l'altro sul mainstream, quindi, che secondo loro, secondo questi vari personaggi, ne ho sentiti tre, dicono che secondo loro Zelensky non arriverà a fine mese. Cioè non questo mese, no, non riuscirà a star lì per più di un mese. E guarda caso che l'ex personaggio sempre ucraino, Zalushny, che tu sai bene che è diventato improvvisamente, guarda caso, ambasciatore in Gran Bretagna, nel Regno Unito. E allora uno si fa qualche domanda, no? Dice, ma come mai questo qui che era caduto in disgrazia in Ucraina è stato messo a fare l'ambasciatore proprio nel Regno Unito. Se lo stanno preparando in modo che quando poi Zelensky uscirà dal teatrino che stiamo guardando, c'è già pronto il sostituto. Che ne Eh pensi? sì, no, ma lo stanno pompando ormai da circa 6 mesi che è uscito fuori questo personaggio e gli stanno preparando, diciamo, no, tutta la narrativa, la cosa che probabilmente sarà il salvatore della patria, accolleranno tutta la colpa al pupazzo cocainomane. Che altro non è che un pupazzo, ovviamente, e probabilmente sarà questa l'exit strategy del sistema, però insomma, ovviamente nulla sarà mai come prima in Ucraina, perché con i russi, con Putin, no, non si scherza, non si gioca, quindi no, 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 non permetteranno in nessun modo possibile o immaginabile una futura escalation di quello che si è visto dal 2014 fino adesso, con la Nuland che ha dato le dimissioni, le cose, tutto quanto, insomma, quelli sono tutti i segnali che dovremmo interpretare, comprendere, anche se ci vuole un genio per interpretarli, per farci capire veramente che i giochi sono fatti, sì, la Svezia è entrata nella NATO, tutto quanto, lascia il tempo che trova, insomma.
te fai, inserisci la 32esima nazione nel comparto del Patto Atlantico, che ce fai? Cioè, giochi a briscola. Quindi è quello il discorso, veramente uno scenario con tante pillole rosse che stanno uscendo fuori sempre, sempre di più. Poi adesso sono riservate soltanto a chi ha occhi e orecchie per ascoltarle, per comprenderle e capirle. Ci auguriamo che nel breve tempo queste informazioni, determinate informazioni, possano diventare sempre di più rivolte alla massa, perché poi è là anche il lavoro da fare. Noi dobbiamo fare il lavoro sui cosiddetti risveglioni, catastrofisti, bombaroli, che dicono che se te devi far bunker perché se no ti esplode la bomba atomica in cortile, che te salvi, però loro hanno la soluzione, così può essere che non muori, può essere che sopravvivi con l'arca, col villaggio loro, che se però dagli i soldi ci pensano loro. Stiamo sentendo veramente di tutti i colori. E poi oggi è un po' una data particolare, perché l'11 marzo, a parte vabbè la data di nascita di Neo, non ci dimentichiamo del film Matrix, però insomma oggi di fatto c'è una situazione veramente particolare, una congiuntura in cui cessa di fatto il Bank Term Funding Program, che era quel sistema appunto della Fed che finanziava, dava la liquidità sistemica al comparto bancario, una cosa che c'è sempre stata e adesso non c'è sta più. Quando termina, finisce oggi. Dopo tanti anni, dopo tante manipolazioni, tante giochi di ingegneria monetaria e tutto quanto, finisce questo sistema, decretando di fatto il futuro collasso del sistema della moneta fiat. Oggi è una rara, possiamo dire anche storica, insomma. Ma come devo fare? Se ne approfitta, quando vede che sto a fare dirette, se intrufola. Come dici tu, metta a ciuccia qualcuno, diceva che te metti sul maglione che ciuccia, non è che gli metto niente, che la scambia per la tettina della mamma e impasta, fa così, che ci devi fare? Ognuno c'ha le sue croci, però è una dolce croce da portare, quindi. Però la croce della Fed, del sistema bancario, specialmente quello americano, non credo che ci sarà l'evento del cigno nero, ti dico la verità. Credo che qualora decidessero di attuarlo, sarà più avanti, ma abbiamo visto uno scozzone con la New York Bank Corporation, che era già mezza traballante, ci ha avuto un tonfo quasi del 55% in questi giorni, e vedremo qualche banca americana, come vi dicevo l'altra settimana, specialmente in America, che scricchiolerà. Poi ci saranno delle acquisizioni, probabilmente. Quali sono quelle che scricchioleranno maggiormente? Quelle che si sono occupate di tutta il riciclaggio di denaro per conto della cabala, tutti i giochi di manipolazioni varie, che veramente, insomma, è l'unico modo per bloccarle a livello sistemico e magari inglobarle in qualche contenitore più grande. Quindi è quello. La banca, si rischia che la Fed faccia il dietro fondo su Basile, ha chiesto una proroga perché le banche americane non sono pronte, però non è che gli Stati Uniti possono chiedere una deroga a un regolamento interbancario stipulato ormai da
da anni con tutte le modifiche, tant'è che si parla di Basilea 4, Basilea 5, che altro non sono che delle variazioni, implementazioni Basilea 3, quindi impropriamente chiamate 4 e 5, ma sempre Basilea 3. Non si possono chiedere più deroghe, insomma. Quindi tutto questo discorso del GCR, dell'RV, che sta andando spedito e nessuno lo potrà fermare. Poi la Fed può chiedere, ma sappiamo la Fed ormai che è un soggetto fallito, è stata messa sotto il controllo della Treasury da Trump nel 2018, quindi quella è diciamo è solo dialettica per chi ancora non ha capito cosa sta veramente accadendo dietro le quinte. Stanno accadendo tantissime di cose, veramente una cosa incredibile, e ci troviamo di fronte a questo scontro tra l'oro che si impenna, che arriva a livelli stratosferici, e la sua controparte diabolica, criminale, gestita, creata dal Deep State, del Bitcoin, che è l'anti-oro, diciamo, creato in modo artificioso dalla Cabala, come dico da anni, che è sempre stato così utilizzato, ovviamente, per i soliti traffici orripilanti che ben conosciamo tutti quanti, che dice sì, potrebbe arrivare anche a dei massimi, oggi mi sembra che sta a 71.000 dollari, ma ricordiamoci che l'impennata del prezzo non necessariamente vuol dire che una cosa è buona, anzi, chi ha dei conti, diciamo così, un po' oscuri, alla luce del fatto delle norme ISO, di Basilea 3, questi conti non potranno più essere, secondo voi dove li mettono? Se vanno a comprare lingotti d'oro? Se vanno a comprare, riciclano tutto nel monete delle cripto, quelle non trasparenti come il Bitcoin, che ancora tireranno fino alla fine, in previsione poi del travaso che necessariamente dovranno fare il nuovo sistema finanziario. Sono due sistemi incompatibili, quelli del Bitcoin e quello delle crypto asset backed regolate dalle norme ISO. Sono incompatibili, non puoi far entrare un transatlantico all'interno di un cavo ottico quantistico, non lo puoi far entrare, non esiste. Puoi prendere quella liquidità, tokenizzarla e metterla in un fondo all'interno del quantum, quello lo puoi fare. Questo però nessuno saprà se sarà una cosa automatica, se verrà richiesto ai detentori del Bitcoin, dopo una accurata due diligence fatta sulla provenienza di questi fondi, cosa che sta già accadendo su tantissime piattaforme di interscambio tipo Binance, Kraken e tante altre, che ti chiedono la compliance e l'antiriciclaggio. E quindi chi non ha il giustificativo, ovviamente gli si congelano i fondi in cripto. È una mossa furba quella di dire: ma siccome sale io mi accodo. Per carità, ognuno è libero di pensarla, di fare quello che vuole. Ogni tanto esce fuori qualche camera del vento che dice: c'è sta minchione, guarda in certa Elia, che vado, mi insegue per fare haters, no? Cioè, ma è salito, che vuol dire che è salito? Che vuol dire? Che è buono? Sì, allora comprate la cocaina che sale a costa l'ira di Dio, perché siccome costa tanto, allora roba buona. Per me, secondo me, il biberon a sta gente, queste sostanze che hanno dato, fin da piccoli, però ognuno, poi per carità, ragazzi, ognuno è libero di fare quello che vuole. Io vi sto parlando di cose ufficiali, cioè senza interpretazione. Nuovo sistema che è ufficiale, che qualcuno dice: ma il QFS è già partito. Il QFS da mo sta lavorando parallelamente, e quindi praticamente tutto ciò che è ufficiale sono le norme ISO, sono Basilea 3, andate a studiare quello che è, solo che siccome ci hanno voglia di studiare,
e devono di no, siccome sale roba buona, capito? Vabbè. C'è una domanda di uno spettatore. Guarda, stavo leggendo un post, non mi ricordo di chi, su X, su Haiti, ma non sinceramente non ho approfondito bene oggi, travolto dalle foto finte pubblicate da Kate, la principessa Kate, o il principe Kate, con la sorpresa, insomma, poi... Veramente là è una cosa incredibile, ragazzi, ma quella è un'altra pillola rossa che prima o poi dovrà uscire, perché questa pratica, ecco, magari oggi è pure giunto il momento di poter affrontare questo discorso che magari qualche anno fa era scomodo, però insomma, voglio dire, adesso è sempre più evidente il pacco. No, quello di Mike, cioè il pacco che hanno fatto, diciamo, alla massa, no? La menzogna, no? Sappiamo, insomma, ne stanno parlando in tanti, ne ha parlato Donald Trump Jr., pure persone autorevoli, finché qualche anno fa, diciamo noi, poteva essere una cosa folcloristica. A parte l'attrice, quella americana, che poi dopo che ha detto che era un trans, Mike... hanno trovata morta, tutto quanto ne abbiamo parlato, ma pensate che sia un discorso soltanto di Mike Obama? L'altro giorno Macron che ha detto basta con la disinformazione su internet, mia moglie è una donna, basta dire che è un uomo, le cose, tutto quanto, quando si sa benissimo che era un uomo, Jean-Pierre si chiama, mi sembra. Di certo non è a Madame, è una pratica in mano alla Cabala, in cui chi deve ricoprire dei posti di potere all'interno di questa cricca satanista non può avere un genere classico, quindi maschio e femmina, e generare prole, quindi generare vita, accoppiarsi nel modo, diciamo, naturale, che è un atto sacro, ma si devono accoppiare in un modo diverso, avete capito, insomma, no? Quindi che cosa fanno loro? C'è questa manipolazione fin dal concepimento, in cui diciamo verso l'ottava settimana di gestazione fanno ovviamente l'analisi del sangue della madre per capire se il sesso del futuro del nascituro, che ovviamente a 8 settimane, che sei centimetri e mezzo, 2 centimetri, il feto, non si sono formati ancora gli organi riproduttivi, però facendo l'analisi del sangue, vedendo i livelli di testosterone e di estrogeni, si capisce qual è la direzione del feto. Che cosa fanno? Loro iniettano l'ormone opposto, in modo tale che, diciamo, che scheletricamente la struttura, è maschio, fanno l'analisi, trovano testosterone e maschio, e iniettano estrogeni. Così dentro sono dei maschi, ma fuori diventano donne, e viceversa. È una manipolazione che fanno fin dal punto dopo il concepimento, all'ottava settimana, e viceversa. Quindi se capiscono invece che è donna, gli fanno iniezioni di estrogeni, e quindi esce fuori fisicamente un maschio, magari col pene, e non sono fertili, non possono generare vita. Ovviamente richiede poi la somministrazione di ormoni anche successivamente, ma in questo modo loro hanno creato questa elite di persone sterili che vanno di fatto contro la natura, perché è una manipolazione della natura stessa. Un pochino come il fenomeno del Free Martin, se andate a cercare anche su Google, quando ci sono due mucche, diciamo, gemelle,
il maschio a volte trasferisce i suoi ormoni alla controparte femmina e quindi si crea un'ibridazione. È un fenomeno che a volte accade naturalmente. Loro sfruttano questo discorso genetico e manipolatorio per appunto creare il perfetto androgino bafometto, perché se guardate tutte le rappresentazioni sataniche dal bafometto più tutte queste entità a cui si ispirano, non ce n'è una con un genere fisso, ma incarnano entrambi i generi, e questo si ricollega al discorso che facevo inizialmente, che noi dobbiamo integrare le polarità, che è un altro discorso rispetto a avere due essere ermafroditi oppure avere i sessi mischiati, cioè sono due cose diverse. Quindi come anche il discorso di tutto il discorso dell'LGBTQ, non c'è genere, non è vero. Noi, per tornare a casa, la chiave è integrare il positivo, negativo, femminile e maschile, ma dentro di noi a livello coscienziale, non a livello fisico. Ovvero, un uomo è importante che abbia anche una puntina di energia femminile, di accoglienza, di creazione, di vitalità femminile e viceversa, in equilibrio, per poter riunificare gli opposti e tornare a casa. Loro che hanno fatto, hanno preso questo concetto e l'hanno veramente dissagrato, e hanno creato queste manipolazioni rappresentate da Baphomet, da tutti questi satanassi che se aprite qualche libro, fate per segno della croce, mi dovete guardare, che poi veramente sono immagini, questi cornuti qua con le tette, col pene, che non si capisce di che genere sono. Quindi si ispirano a quell'archetipo, non solo a chiacchiere, ma anche nella manipolazione genetica. E quindi sto gate che a volte, insomma, no, dici, ma sarà una donna, sarà un uomo, il cuscino sotto durante la gravidanza, che si vedeva che era un cuscino, c'ha sembianze ovviamente di una donna, magari c'ha la sorpresa come Mike. Taylor Swift, guardate Taylor Swift che è incensata, no, il time della persona dell'anno, possibile candidata alle presidenziali americane e via discorrendo. Se andate a vedere delle foto, insomma, vi vengono dei dubbi se veramente è una donna o un mix. Come fa? Neanche in certi casi devono rimuovere il pomo d'Adamo, perché attraverso questa manipolazione ovviamente c'è una struttura magari invertita che camuffa meglio tutta la situazione. Quindi rendiamoci conto, magari è un uomo su un corpo da donna che gli vengono le idee, però sempre uomo è, cioè, capisci veramente l'inganno che c'è dietro. Adesso il discorso d'Obama, il discorso della moglie di Macron, ovviamente i gusti sessuali di Macron sono ben noti. Questo non vuol dire che avere gusti diversi sia una cosa, ognuno c'ha i gusti suoi, è importante l'amore, tutto, ma se viene fatto per ritualità, se viene fatto per avere il potere, se viene fatto con scopi oscuri per idolatrare qualche satanasso, è qualcosa di innaturale, ecco, diciamo così. Luca, ci sono diversi amici nella chat che chiedono notizie sui mutui, se stanno andando bene, se ci sono notizie sui nostri mutui. Queste sono le domande che girano nella chat. Tu hai notizie su come... Ma ognuno c'ha il suo mutuo personale, voglio dire. Poi al di là dei tassi di interesse che si alzano, si abbassano, le cose che, cioè, abbiamo toccato veramente dei massimi in questi ultimi due anni principalmente, l'andamento dei mutui, l'andamento dei tassi, è un altro discorso su cui vengono parametrati i mutui. Poi chi non riesce a pagare più le rate provasse a fare una surroga in banca, ma non ve la faranno,
dovete paventare l'azione legale con avvocati specializzati in diritto bancario. Io in passato ho fatto 2 o 3 dirette con un avvocato specializzato in diritto bancario. Datevela a vedere sul canale YouTube di Database Italia con l'avvocato Franco Muratori. Qualcuno ogni tanto mi scrive, io cerco di mettermi a disposizione per magari dare qualche informazione in più, dare qualche consiglio. È stato il lavoro mio per tanti anni, però ecco, insomma, voglio dire, non è che l'andamento dei tassi, poi ovviamente chi ha fatto il tasso fisso si è salvato, chi ha fatto il variabile che costava meno perché è parametrato insomma su una variazione dell'Euribor e tutto quanto, quando si alza l'Euribor ovviamente vai a carte 48, si possono rinegoziare? Sì, uno ci può provare. Com'è la risposta delle banche? È più no che sì. Però con qualche bravo avvocato, che magari ogni tanto qualcuno coscienzioso in giro si trova, si riesce a magari dialetticamente a fargli capire che insomma è meglio andare a rinegoziare piuttosto che smettere di pagare la rata e aprire un contenzioso, insomma. Quindi non c'hanno ovviamente nessun vantaggio, insomma, intraprendere loro questa strada. Quindi quando il mutuo è contestato non posso neanche fare azioni di precedenza, cioè la potrebbero fare, ma normalmente 10 anni di attività non è mai successo, perché sarebbe devastante in caso di sentenza negativa nei loro confronti. Quindi te lo contesto e ci vediamo fra 12 anni, perché poi primo grado, secondo grado, è ovvio che c'è un costo, perché vai dall'avvocato, non è che te fa la casa, la causa gratuitamente. Però ripeto, trovando un avvocato coscienzioso si riesce comunque a prendere tempo, insomma, ecco, per fare poi una trattativa di rinegoziazione, ecco. Secondo me il motivo per cui vengono fatte queste domande, ecco, sui mutui, no, se ci sono novità, non sono intese tanto su quelle possibili procedure anche legali che tu hai appena presentato, ma più che altro per sapere se in una prospettiva, come è stato detto, di reset totale di tutto il sistema economico-finanziario, la gestione di questi mutui, come potrà trasformarsi anche questa in un nuovo, nel nuovo sistema? Forse questa è la domanda. Guarda, ti dico una cosa. Io l'altro giorno, 10 giorni fa, girava un articolo della sentenza positiva, Cassazione, bla bla bla, annullati interessi sul mutuo, comincia l'era dell'annullamento dei tassi. Queste sono cazzate. Qualcuno mi ha girato l'articolo, non ci cascate, fatte da una società privata che, col titolo sensazionalista, praticamente vogliono prendere clienti per andare a contestare. Già chi utilizza una strategia del genere non è seria come azienda. E la giurisprudenza purtroppo sui mutui è consolidata a svantaggio del mutuatario, no? È a favore delle banche, perché ce ne sono state tantissime anche che hanno sconfessato quelle lapidarie del 2012, del 2013 di Cassazione sul ricalcolo del tasso di mora, per dirti, che è stata sconfessata poi da sentenze a Cassazioni Unite successive. Quindi c'è una giurisprudenza più negativa che positiva, non ne basta una delle sentenze. Poi ricordatevi, al contrario del sistema legale anglosassone, una sentenza non è una legge, fa diritto. Però ci sono tanti magistrati che dicono sì, nonostante la sentenza di Cassazione, ho letto io delle sentenze, alcuni clienti, nonostante la sentenza di Cassazione che non condivido, mi fa distrarre sta streghetta, nonostante la sentenza di Cassazione che non condivido, quindi rigetto la natura della domanda fatta dal cliente, al correntista e tutto quanto. Una cosa diversa sui conti correnti
diciamo affidati, cosa diversa ovviamente sui derivati, anche sui leasing è molto più semplice. Là bisogna sui mutui attaccare sull'indeterminatezza delle condizioni e si prende tempo. Ovviamente servono avvocati che fanno solo questo. Se andate dal matrimonialista, dal civilista, dal penalista, perdete tempo, soldi e correte un grosso rischio. E poi in caso di condanna, perché no, magari no, non si è saputo fare, neanche magari puoi fare l'appello. Invece servono persone che sanno come impostarle, come seguirle, e magari in primo grado si ha una sentenza negativa, ma vinci in appello con lo scorporo della quota interessi. Ma lasciate perdere questi articoli sensazionalisti, annullamento, si è aperta la era dell'annullamento dell'interesse, sono tutte cazzate pubblicitarie a fini commerciali, non è così. Poi che nel 2025, probabilmente dopo il secondo semestre, ci sarà, ovviamente ci auguriamo prima, però insomma, un giubileo del debito, questo si sa che ci sarà, le modalità, le tempistiche, nessuno le può conoscere, però se domani c'è il pignoramento dell'immobile, comunque entri in un girone dantesco. Quindi se non si riesce a pagare la rata, andiamo in anticipo da un avvocato a richiedere un consulto. Ecco, io ho fatto delle dirette, poi molti mi dicono, ma non hai mai parlato di... Andatevela a vedere, no? Ho parlato di tutto. In questi anni tutte le indicazioni utili che potevano essere, abbiamo date tutte. Andate sul canale Database Italia, YouTube, andate a cercare sia sui mutui che su Equitalia. La rottamazione e tutto quanto, l'inganno della rottamazione, quindi anche le bollette sono ancora così salate. Bella mia, te voglio bene, e che te devo dire, cioè, non siamo usciti fuori ancora dai giochi di giostra, se mi fai questa domanda fra un anno e mezzo, allora ci poniamo tutti quanti il quesito. Adesso siamo nel pieno di questo sistema che deve crollare, quindi la gente si sveglia quando la tocchi nel portafoglio. È un qualcosa che secondo me ancora non abbiamo visto appieno, ma vedremo. Sarà catastrofico, apocalittico? Non credo, però sarà un'altra, l'ennesima sveglia che ci deve essere. Così, se te sei svegliato per discorso sanitario, se non te sei svegliato per discorso bellico, Ucraina, Biolab, Israele, se non ti sei svegliato con le cazzate dei cimici, blatte, il riscaldamento climatico, Bill Gates, le cose, il sole oscurato, tutte quante, la gente si sveglierà quando gli toccheranno il portafoglio. Ricordatevi, tutto sto film, lo scopo non è quello di distruggere il sistema finanziario, che ovviamente deve entrare quello nuovo, ma per un discorso di risveglio. Quindi per far entrare il nuovo sistema deve crollare il vecchio, perché non lo puoi far passare così, domani vabbè spegniamo il vecchio, perché sennò dovresti spiegarlo a tutto il mondo il motivo. Fai uno shock, fai un crollo, la gente si sveglia, comincia a farsi domande sulla truffa del sistema, e poi esce fuori quello nuovo che è già operativo nonostante le camere del vento e tutto quanto, così non gli devi spiegare niente, che avranno fatto i compitini, avranno fatto le loro ricerche, avranno capito già per loro, insomma, ecco, tutto là. Quindi potendo conviene sempre estinguere, no, perché devi estinguere il debito? Continua a pagare la rata, se la puoi pagare. Se non la puoi pagare, vada all'avvocato e ti puoi fare una rinegoziazione, o se hanno fatto degli imbrogli importanti, lo contesti ab origine. Che devi estinguere? I soldi liquidi ti metti in tasca, possibilmente un qualche cosina a casa, insomma, ecco. Tutto là. Le reali di Inghilterra, le pince di Monte Carlo, non si sa niente.
I reali d'Inghilterra erano quelli che detenevano un potere stratosferico insieme alla città del Vaticano, Washington DC, il simbolo del potere delle corporation perpetrato per secoli, messi lì dai Rothschild, usurpando il trono degli Stuart, e quindi è quello il discorso. Carlo, c'è stata la parata chi cavalli, due neri, uno bianco, con Carlo che non era lì dentro, con questa bandiera che non era manca aperta, ma era chiusa, in segno di lutto. Quindi, perché l'hanno fatto? Non sapevano che fa qua 2 giorni. Dice, facciamo la parata con due cavallucci, come il vino, uno bianco e due neri, no? Vino bianco, come diceva il marchese. A bandiera no, ma fa troppa fatica a srotolarla tutta, per carità di Dio, no? Voglia di lavorare, sartami addosso a farmi lavorare meno che posso. Non la apriamo la bandiera, no? Ma dopo la gente pensa che mo, sti a me fa male il braccio, mi sono slogato, no? Cioè, quelli è simbologia. Capite che questa guerra si combatte anche attraverso, diciamo, questi messaggi che devono essere capiti per chi sa, sa e capisce, per chi non sa, sono due cavallucci, due neri e uno bianco che si fanno una passeggiata sul viale senza il significato preciso, capito? Kate probabilmente è tornata al suo vecchio sesso, quello originale. Visto delle foto raccapriccianti, capito? Saranno vere, non saranno vere, nessuno lo può sapere con certezza. Di fatto, quelle che ha pubblicato ieri o oggi con la figlia là, perché siccome tutti si facevano la domanda, ma Kate che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Ha pubblicato queste foto taroccate sul suo profilo, sono apparse, tant'è che tutte le agenzie di stampa dopo hanno diciamo ucciso la notizia, in gergo si chiama così, anche se è un termine, dice, ma come una killed information, sembra un termine poco appropriato, ma potrebbe avere un senso ambivalente anche, o anche no, non ci interessa. Credo più che sia morta che sia improponibile presentarla a pubblico in questo momento. Mi sbaglierò, è un'idea mia. Poi, di certo c'è qualcosa, c'è il pacco sotto pure là, su quasi situazione. Sì. C'è qualcosa di poco chiaro, mettiamola così. Ecco. Esatto. No, comunque, sul discorso di Monaco, il Principato di Monaco, per esempio, ma secondo te quanti sanno del motivo per cui si chiama Monaco? Principato di Monaco si chiama così per il fatto che era semplicemente stato assaltato dai pirati che si erano praticamente impadroniti di questo principato, travestiti da monaci. Tant'è che in cima, proprio alla salita che porta a Monaco, c'è ancora la statua di questo personaggio travestito da monaco, che era uno dei pirati che hanno occupato e hanno creato il Principato di Monaco, da cui il nome a memoria, tanto per dire, cioè, è sempre stato un mondo di pirati. Ecco, e quindi oltretutto, insomma, ancora adesso vediamo che in giro per il mondo stanno accadendo cose veramente sorprendenti, no? Tu hai qualche notizia interessante sul Medio Oriente di quello che sta accadendo? Perché da quel che so io, gli israeliani hanno deciso di rinunciare a quell'attacco, a quella guerra che avevano pensato di fare nei confronti del Libano. Hanno deciso di rimandarla a tempo indeterminato. Chissà come mai. Sì, comunque l'hanno iniziata un paio di mesi fa.
se ci pensiamo, i bombardamenti ci sono stati, non c'è stato l'attacco di terra quello con l'invasione, ma tutto il resto l'abbiamo visto. Poi molte cose che andavano male, molti razzi che sparavano poi non arrivavano, qualcosa veniva intercettato, qualche blindo è stato bloccato a confine, ci sono state scaramucce, però di fatto era iniziata. Adesso ci ha avuto un colpo d'arresto, quella che mi, diciamo, mi dà qualche pensiero in più, anche se funzionale come tutto lo è quella a Rafah, insomma, a parte sud, vicino al confine con l'Egitto, perché qualora ci dovesse essere un'intensificazione in quella zona con qualche palestinese che sconfina per scappare ovviamente dall'ennesimo genocidio, dovesse provare a entrare in Egitto, l'Egitto a quel punto entrerà in campo. Poi sarà funzionale sta cosa, sarà la punta che sfonderà diciamo, ecco, questi confini gestiti, controllati, espropriati da questo potere così devastante. Lo svolgimento della trama ci appassiona, ci affascina ogni giorno che passa, ogni giorno magari pensi che alcune cose possano andare in determinati modi, poi c'è sempre il colpo di scena. No, stavo leggendo qualche domanda. E quindi ecco, la situazione è destinata, noi sapevamo Israele per ultima, vediamo il colpo di scena su chi metterà fine su questo, su questa cosa così forte. La nostra carissima Paoletta che dice che film fantastico, Paola, è così. A volte è tosta, nel senso che dici, ma più che altro sulle tempistiche, perché stiamo vivendo tutti dei momenti, anche c'è un'energia strana, sarà il sole al flare che stanno arrivando le botte X, i flash X5, X6 che veramente scuotono il sistema, e noi comunque ne risentiamo sicuramente. Vorremmo tempistiche diverse, ovviamente, però ricordiamoci che questo film non è per noi. Cioè, uno dice, ma sti cavoli, non... si chiama Grande Risveglio, no? Il Piccolo Risveglio, solo per Paola, per Luca, per Lino, Fani e pochi altri. Si chiama Il Grande Risveglio, quindi deve essere una cosa veramente più diffusa possibile. Poi ci sarà una parte che comunque, anche se gli verrà fatto vedere qualche cosa, non lo accetterà, perché andrà in dissonanza cognitiva sicuramente, magari in prima battuta, ma piano piano, sai, si raggiunge la massa critica o cristica, come si vuole chiamare, e poi diventano tsunami di risveglio, di consapevolezza, di realizzazione di quello che è veramente stato questo sistema di controllo dualistico, illusorio, pazzesco. E abbiamo soltanto grattato la superficie, ragazzi. Abbiamo grattato soltanto la superficie. No, poi soprattutto bisogna sempre ricordare e mai dimenticare che noi stiamo vivendo la quinta, una guerra di informazione. La guerra di informazione, che è quella che stiamo vivendo, piaccia o meno, no? Ha comunque dei suoi tempi per riuscire ad arrivare a certi risultati. Allora, se noi ricordassimo la storia, noi ci ricordiamo che in passato alcune guerre che si sono sviluppate tra nazioni, tra singole nazioni, sono durate decenni. Ti ricordi la guerra dei 30 anni e compagnia bella? L'ultimo conflitto, chiamiamolo mondiale, che poi non era mondiale, ma è durato comunque 5 anni. Anzi, se noi poi andassimo a vedere da dove è iniziato e dove è finito, è durato ben più di 5 anni, perché il ventennio fascista
è durato, come dice la parola stessa, un ventennio, no? Allora, e questi erano tutti degli episodi di conflitti, di contrasti, di guerre del passato che hanno ovviamente condizionato l'umanità, ma che implicavano semplicemente una o poco più nazioni tra di loro. Ora stiamo vivendo un conflitto a livello mondiale dove tutte le nazioni devono essere portate tutte piano piano allo stesso livello affinché ci possa essere quel cambiamento, quella trasformazione, e quindi si ha la pretesa tante volte di voler accelerare i tempi, no? Perché giustamente è pesante vivere questa realtà, però nella consapevolezza comunque che è tutto un film, che tutta la maggior parte sono tutte informazioni fasulle, sono tutte fanfaluche che ci vengono raccontate, ma in realtà è oltretutto che noi quello che ci viene dato da vedere è semplicemente la punta dell'iceberg, ma tutto quello che sta accadendo è tutto sotto la superficie e noi tante volte non ne abbiamo nemmeno la conoscenza, la percezione a volte. E quindi allora bisogna semplicemente rendersi conto di questo scenario, di questo periodo storico che stiamo vivendo, e la cosa bella è che un domani in futuro noi potremo dire che se fino ad ora la storia fino adesso l'abbiamo letta sui libri, adesso in questo momento noi la storia la stiamo vivendo, la stiamo facendo noi stessi, ciascuno col proprio piccolo o grande contributo, come stiamo facendo io e te, Luca, stasera, cercando anche di portare tante anime belle a conoscenza di come stanno le cose in una realtà che non è quella che sembra, ma che è quella nascosta. Eh sì, assolutamente è così, ed è importante capirlo, perché nulla è come sembra e richiede uno sforzo per andare oltre la superficie forte, avendo le chiavi di lettura, no? Ci stanno adesso i detrattori, per carità di Trump, ma ancora questo discorso là andrebbe capito veramente tutto quello che è successo. Poi cioè, guardate gli Oscar, no? Ci sono stati gli Oscar, comincia tutto quanto, c'è stato il discorso dell'inizio con tutta la sigla in onore di Navalny, poi dopo l'Oscar per i documentari vinto dai criminali dell'Ucraina, 20 giorni a Mariupol, che ha vinto l'Oscar. Ma voi immaginate se niente è niente, qualcuno, Trump stesso, avesse detto che sono nazisti, il corpo di Stato portato avanti dagli Stati Uniti, i biolaboratori creati dagli Stati Uniti attraverso la famiglia Biden, la fondazione Clinton, Obama e tutto. Non si possono dire queste cose, cioè in una campagna elettorale che si sta svolgendo in questo momento non si possono scoprire i fianchi in nessun modo. Bisogna leggere il messaggio dentro il messaggio che viene dato, con diverse stavo leggendo, insomma, il discorso della Cash Foundation. Ragazzi, mi state ad assillare sti giorni sulla fondazione Cash. So vent'anni che gira sto Cash. Poi magari non voi ricordate che 20 anni fa non stavate a studiare sti giri del giostre e tutto quanto. Questi sono 20 anni che va a chiedere soldi a destra e a sinistra per fare apparecchi e cose. Andate a vedere lo storico. 20 anni, sempre delle stesse cose. Date me i soldi, ci penso io, faccio le macchine, faccio la fondazione col governo iraniano, tutte queste. Cioè, fate le ricerche, però. Santa Maria. Come il discorso dei replicatori, cose, tutto quanto, ricordatevi, Mad Bed, Camere Celestiali, cioè, ragazzi, già ci stanno, e se c'è qualcuno che dice sono fatti così, così ve li faccio io, facciamo il crowdfunding, ma mi viene qualche dubbio in testa?
Ma non mi viene qualche dubbio? Ma voi vi rendete conto che cosa serve veramente per fare una... Lascia perdere il Medbed, una camera a cielo, un replicatore, che cosa serve? Che livello di tecnologia? Ma quelle se ne stanno occupando altre, apparati, entità e cose e tutto qua, senza crowdfunding, ragazzi. Chi viene col piattino a chiedere i soldi per fare queste cose? Gli sta inculcando delle cose, un messaggio sbagliato, ecco, inculcando, diciamo inculcando un messaggio che, ragazzi, svegliamoci, perché dei inculcamenti in questi anni ne abbiamo presi da parte dei soliti tanti, ma pure dall'altra parte non è che ci stanno i stinchi di santo, insomma, voglio dire. Quindi, dai ragazzi, su, quello è il discorso. Quindi, svegliamoci, che stava di il discorso della propaganda, il discorso, non si possono fare dei discorsi diretti su Israele, su cose e tutto l'altro. Il mainstream non aspetterebbe, cioè, manco 3 secondi a farti il pelo, il contropelo, veramente. Per una dichiarazione, glielo fanno a Trump anche per cose che non dice, per cose che non fa. Guardate, per il muro in Messico al confine, che cosa gli hanno detto? Che era un fascista, che era un nazista, che era estrema destra, uno xenofobo. Gliel'hanno detto di tutti i colori. Immaginate se avesse azzardato un discorso dialettico a pro o contro determinati discorsi in campagna elettorale. Che questo è un anno critico, sembrava fino all'altro anno il messaggio che girava in certi ambienti che ci sarebbe stato neanche bisogno di arrivare alle elezioni. Adesso sembra che abbiano, dice, perché questo piano, diciamo, si modifica, può cambiare in base a cosa? In base alla risposta della massa. È pronta? Il nemico come sta agendo? Mette uno scoglio che è difficile da abbattere, allora ci vanno giù con tutta la forza e la cosa. Invece le cose stanno andando in modo fluido come devono essere. Facciamo una transizione, una smooth, delicata, una transizione delicata per scioccare il meno possibile, sempre in un'ottica di risveglio. Quindi sto piano, diciamo, è fluido, anche se è una parola che non mi piace usare. Però può essere modificato, non è rigido, ecco, tutto là. Altre domande? Ce ne sono. Vabbè, ognuno poi c'ha l'idea della Meloni, pure là, discorso superficiale o discorso quello verticale. Fatto sta che non appoggiamo nessun partito politico, nessun personaggio politico, perché la politica deve essere asfaltata, però le analisi vanno fatte non in modo superficiale, ragazzi. No, comunque il fatto Tutto là. stesso che la Meloni sia andata da Biden, perché lei comunque ha così, un incarico istituzionale particolare e poi appunto A sappiamo parlare che di traffico di esseri umani, l'ha detto, della grande piaga del traffico di esseri umani. Poi, come giustificativo, quando è tornata c'era tutto il discorso del rimpatrio dell'italiano in carcere condannato all'ergastolo, coso là, Curci, come si chiama? non lo ricordo nemmeno. Sì, per dare un giustificativo alla massa, sarà, vedi, andato a chiedere diciamo, il trasferimento, che poi sono pratiche che devono andare ancora, andranno per le lunghe, però principalmente ha parlato di traffico di esseri umani. Andate a vedere l'intervista che ha fatto, era quello l'argomento principale. Perché ha usato traffico di esseri umani e non immigrazione clandestina? Diciamoci a questo punto.
Avrà parlato solo con Biden o avrà parlato pure con qualcun altro? Chi lo sa, però noi sappiamo che Orban. Chicco Forti, ecco come veniva. Grazie, Andrea. Sappiamo che invece il Orban, il presidente, il primo ministro ungherese, è andato negli States e dove è andato? Diretto in California a parlare con chi? Con Florida, Mar-a-Lago a parlare con Trump. Florida, era. A Sì, parlare con Trump. E infatti si è incazzato molto il buon Biden, perché come? Ma un ministro che va a parlare con Trump e non viene a parlare con me? Ma boia cani. cioè, è una cosa, uno scandalo a livello diplomatico incredibile, perché quando un presidente, un primo ministro va in visita ufficiale in un altro paese, c'è tutto, come quando vengono in Italia, devono incontrare Mattarella, devono incontrare, cioè c'è un protocollo che prevede la visita, una visita ufficiale, l'incontro con le massime autorità del paese. No, col vice cosiddetto vicepresidente degli Stati Uniti, Trump, manco in un posto, diciamo, nella sua residenza a Mar-a-Lago, che sappiamo che sta svolgendo, insomma, sta ricoprendo, diciamo, una funzione più di Casa Bianca a Mar-a-Lago piuttosto che quella che Washington o a Castle Rock, insomma, che poi tocca capire veramente quello che fanno vedere se lo girano a Washington o in Georgia, dove c'è sta Castle Rock a replica della Casa Bianca, perché pure quello ce lo dovremmo chiedere, insomma, veramente. Effettivamente. Allora, vediamo se ci sono domande dalla nostra chat. Allora, sarà vero? Non sarà vero? Sarà Ah, mi... Ferguson, Sarà Ferguson. sai, lo sai, armi, beh, voglio dire, la cabala, che cosa sappiamo, la situazione là in Texas, che è al fulmicotone, c'è cioè massima tensione, proprio si sono sganciati di fatto dal governo federale, stanno contestando pubblicamente tutte le porcate che proposte da questa amministrazione, tutto il discorso dell'immigrazione, che è una cosa allucinante, quindi replicatori in Italia, Singapore, ma non l'ho sentita questa cosa, e quindi, insomma, voglio dire, svegliamoci nell'interpretazione delle cose, insomma, ecco. Uniamo i puntini, nulla è come sembra, e abbiamo appena cominciato a grattare la superficie, ragazzi. Immaginate quando usciranno fuori le cose, saremo sconvolti noi, figuratevi il pubblico, la massa. Come avverrà, nessuno lo sa. Stiamo a vedere. Ma poi un altro aspetto che è sempre da tenere ben presente ogni giorno è che al di là di tutto quello che ci accade intorno, il primo cambiamento deve avvenire a livello individuale. Ciascuno di noi deve imparare a lavorare su se stesso. E la mia domanda è: ma quanti in realtà stanno lavorando su se stessi? Perché alla fin fine, se intorno a te cambia tutto, ma tu sei rimasto quello che eri, non cambia nulla. Dobbiamo prima imparare a cambiare noi stessi da dentro e poi, chiaramente, questa trasformazione che noi potremo vivere in noi stessi, ci porterà a vivere anche il mondo che ci circonda in maniera differente. Quindi è inutile continuare ad aspettare che arrivi il guru di turno a raccontarti o aspettare che succeda chissà quale cosa. Quello
comincia a lavorare su te stesso, impara che dentro di te c'è già tutto, è già tutto lì. Sì, ma poi viviamo qualche percorso in ottica evolutiva, cominciamo a prendere coscienza anche di queste energie sottili, del nostro corpo energetico, rimaniamo un attimino in silenzio, in ascolto, inneschiamo il dialogo interiore, facciamo qualche cosina, perché la responsabilità di ricostruire questo nuovo mondo è tutta nostra. Qualcuno chiede, Michela, che chiede come è andata l'8 marzo, è stata una serata bellissima, ringrazio tutte le persone che sono venute. Abbiamo parlato del principio creativo femminile, al di là della buffonata, della festa istituzionale, che poi è collegata pure con un evento tragico avvenuto negli Stati Uniti, che ha visto come protagoniste purtroppo delle donne, e tutto quanto, pure la manipolazione, divisione, adesso si chiama patriarcato, tutte queste cose qua. Però il principio creativo femminile è qualcosa che tutti noi abbiamo dentro, va equilibrato, va stimolato, va integrato, ma non solo gli uomini, ma anche le donne. E abbiamo parlato di tanti progetti che si possono portare avanti, perché, ripeto, la responsabilità è la nostra, la ricostruzione è la nostra. Ci lamentiamo che i media sono corrotti, e noi che stiamo facendo? Noi stiamo facendo quello che possiamo con i mezzi limitati che abbiamo, che magari in futuro non saranno più limitati, chi lo sa. Però prendiamoci la responsabilità noi singolarmente di portare avanti quello che di chi so, perché quelli di Mike Obama, di chi so, quei figli, che se sa pure il nome e cognome dei genitori, di chi gliela affittati, venduti, affittati e tutto quanto. Tant'è che la figlia Mali là di Obama sta facendo le pratiche per riprendere il suo vecchio cognome. Esatto. Uno si dovrebbe fare domande, ma come mai? La figlia di un personaggio del genere dovrebbe chiedere di tornare al suo cognome originale. Se quello fosse veramente il suo nome originale, vuol dire che non lo è, ovvio. E si tratta sempre di continuare a unire i puntini, farsi le domande, ma cercare anche delle risposte che siano coerenti. Assolutamente, assolutamente. Valerio carissimo, buffa di un grande abbraccio, il Forex de Brevi. Stanno spediti all'interno del Quantum con monete asset backed. Adesso giovedì, venerdì dovrebbe entrare ufficialmente lo yuan coperto da oro. L'Olanda ha dichiarato, insomma, di voler passare al gold standard. Andiamola a vedere però queste cose che sono epocali, ma al di là della bomba, della paura della bomba atomica che ci cascherà in testa a tutti quanti, come dicono i soliti catastrofisti. Il BRICS è già avviato da tempo, non so, 5-6 nazioni, 10-12, come ci vogliono far credere, sono molte di più, e quindi è quello il discorso. Hanno una moneta forte, un sistema di asset backed digital currency. Per chi dice che non ci sarà la moneta digitale, sta dicendo una cazzata, come c'è già adesso di fatto, perché il circolante cartaceo è veramente un 2-3% rispetto alla massa monetaria circolante totale, quindi già c'è, solo che quella erano soldi del Monopoli. Adesso nei paesi di BRICS si sta adottando una moneta coperta da asset reali. Dove sta girando? Nel Quantum, attraverso SWIFT, no. Altre situazioni di trasferimento monetario totalmente diverse dallo SWIFT, che però si sta adeguando comunque alle norme ISO, quindi è sicuramente
quello nuovo che ci sarà sarà un concetto totalmente diverso, ma neanche si dovrebbe chiamare Swift, hanno mantenuto la dicitura, ma è tutt'altra cosa, più tutte le altre forme di interscambio di liquidità bancaria, che avverrà attraverso ponti, attraverso token di liquidità e via discorrendo, quindi è già tutto avviato, le camere del vento, ma quanto quando c'è sta, da mo che c'è sta, beh, usate la testa, usate, studiate, leggete, è quello il discorso, ragazzi, cioè, BRICS, Docet, guardate gli Emirati, guardate l'Arabia Saudita, sono tutti avviati, adesso pure la lira egiziana, sono stato in Egitto, e questo fermento si percepisce e si uscirà fuori da quel cappio che è stato messo da Soros il giorno che si inventò la primavera araba, che loro chiamano il complotto contro l'Egitto, dove hanno rimosso un presidente che non aveva messo tasse, non aveva chiesto prestiti al Fondo Monetario Internazionale, creando una lira egiziana fortissima rispetto al dollaro e rispetto all'euro. I poteri forti non volevano questa prosperità per questo paese, si sono inventati la rivoluzione dei fratelli musulmani, che poi per fortuna poi sono stati cacciati nel momento in cui la popolazione è insorta, e meno male. Quindi una cosa che magari uno può invidiare dal mondo arabo è questo senso di unità, di riconoscimento che hanno tra di loro, cosa che è totalmente assente nel mondo occidentale. Quando si uniscono, e molto spesso si uniscono, si fanno sentire, insomma. Ma adesso vediamo la risposta del mondo arabo per il discorso palestinese, stiamo a vedere. C'è un prezzo da pagare per Israele. Cecchierini l'altra sera ha detto che non ha vinto l'Oscar. Ma vincono sempre e solo gli ebrei, i film degli ebrei. Capita, non avesse mai detto. Caruccio sto Cecchierini, è un po' secca, però ha fatto i film grazie a essere secca, però, bello di casa. Guarda in Italia che i premi vincono solo e si trasmettono solo i film dei compagni, purtroppo. Guarda a casa tua pure, però, un pochetto, vabbè, a livello internazionale c'è, cioè, la cupola ashkenazita sionista, te crede che quella del PD italiano è meglio? Insomma, vediamocene pure le porcate che accadono nel mondo della cinematografia italiana, insomma. Che là, se non sei così, all'epoca andavi con il giornale L'Unità sotto il braccio a parlare con i produttori. Sì, mamma mia. Che cupola che c'è in Italia, c'era un vecchio proverbio milanese che probabilmente la maggior parte non può neanche capire, che è un po' grossier per capirci, però rendeva molto bene l'idea, e recitava così: fa ne po' di più di andare a cagare per entrare qui con l'unità. Ecco, vedi un po', era il motivo per cui la gente andava alla latrina in mezzo al cortile con l'unità sotto il braccio, perché gli serviva per quell'operazione lì. Sì, giusto per quello, insomma. Mamma mia, povera Italia. Pensa che ancora c'era una data che avevamo, di cui avevamo parlato tempo fa, che era il 17 di marzo, se ti ricordi bene, dove è una scadenza che tra il 17 credo il 20 marzo dovrebbe portare a qualche protocolli ISO. Esatto, è stato lo slittamento, ma sono tanti i protocolli che si devono implementare entro 7-10 giorni, pure sulle piattaforme di tokenizzazione, che si deve attivare tutto da oggi e i prossimi 10 giorni. Vedremo qualche banca saltare, probabilmente,
È probabile, sarà l'evento del Cigno Nero? Non credo, ma questa è una mia idea. Non credo che sarà l'evento del Cigno Nero, che probabilmente ci sarà più verso l'estate, su motivazioni inaspettate, perché adesso è troppo prevedibile. Adesso sarebbe troppo prevedibile. Il sistema non è in mano agli oscuri, quindi ci deve essere una strategia. Ricordiamoci che l'abbattimento di questo sistema non è per un discorso monetario, finanziario solamente, ma è principalmente, come tutto, per un discorso di risveglio. Quindi accade quando c'è, può avere la massima risonanza e la massima espansione nelle menti delle persone, che si dovranno necessariamente porre almeno dei quesiti. E quindi adesso, secondo me, è troppo prevedibile e prematuro, perché probabilmente l'evento scatenante non saranno l'applicazione di queste. Fatto sta che stiamo con un debito pubblico americano comunque di 34, quasi 35 trilioni di dollari. Ci sono prestiti a breve termine circa 160 billions di molti istituti bancari. Ricordiamoci che la Banca di New York, che è tracollata l'altro giorno, c'era un'esposizione di un miliardo, no? Di 160. Quindi qualche giro di giostra, qualche banca che zompa, come il grillo del Marchese, è molto probabile, anzi è più che probabile, insomma, che lo vedremo tra qui a probabilmente venerdì 17, che poi certi momenti, certe date, certi numeri non sono mai scelti a caso. Quindi è quello il discorso, né? Saranno due settimane belle tostarelle, sì. Direi che da qui a fine mese ne dovremmo vedere diverse di accadimenti piuttosto significativi. Oggi scadeva anche l'ultimatum per il discorso della Russia nei confronti della Germania. Entro oggi dovevano dare la risposta sul dispiegamento di determinate forze militari, apparati militari in contrapposizione con i trattati sottoscritti dopo il crollo del muro di Berlino, l'accordo 4+2 che è stato violato dalla Germania, è stato dato un ultimato, scade oggi, quindi 11 marzo, oggi una data particolarissima. Insomma, voglio dire, da oggi alle prossime settimane si dovrebbero innescare diversi discorsi che accelereranno tantissimo tutta la narrativa. Quindi crociamo oggi, le dita. Oggi è uscito anche quel documento in cui la Russia ha di fatto annullato quel trattato stipulato ancora in passato, in cui veniva regalata, diciamo, l'Ucraina, assegnata all'Ucraina, all'Ucraina la Crimea, per cui quel trattato oggi, proprio nero su bianco, è stato annullato, per cui la Crimea, di fatto, quella donazione che fu fatta, se non ricordo male, da Khrushchev della Crimea all'Ucraina, fu fatta da Khrushchev, se ricordo bene, è stato annullato quell'accordo, per cui la Crimea è tornata a tutti gli effetti Russia, punto, e non se ne parla più. Quindi senza contare tutto quello che sta succedendo sul fronte ucraino, dove abbiamo un enorme, come dire, quantità di personaggi, anche ufficiali di alto livello, che praticamente stanno dando le dimissioni e se ne stanno andando, senza contare tutti quelli che stanno passando sul fronte russo, e per cui anche quella situazione in Ucraina è decisamente compromessa, premesso che la Russia ha già tranquillamente vinto
cosa già detta, affermata sia sui quotidiani americani, ma anche da Limes, l'ho letto in questi giorni, dove dice che la Russia ha vinto la guerra, punto. E quindi, partendo da quel presupposto lì, in compenso il buon Zelensky è andato in Turchia a chiedere a Erdogan se poteva fare un da mediatore per fare una trattativa di pace, no? E Erdogan, pur a malincuore, ha detto vabbè, io sono in contatto con tutti, con i russi, gli americani, compagnia bella, volendo posso organizzare un tavolo. E Zelensky è saltato su a dire no, ma noi con i russi non vogliamo avere niente a che fare, eh? Noi vogliamo fare una trattativa, ma solo con gli americani, con gli europei. E io gli ho detto, ma dove vivi? Ma che te fumi? Sei venuto in Turchia, c'è roba buona, vegliala qua, santo Dio, no? Quella che te dà la NATO per tenerti up, pure troppo. Ma ti rendi conto del livello? Cioè, questo qui è completamente bollito. Cioè, vuol fare, ha chiesto a Orban di fare una trattativa di pace con la Russia, senza che però la Russia sia parte in causa nella trattativa. Cioè, questo qui è completamente bollito, però. Ma guarda, ogni giorno che passa sembra di più assomigliante al pupazzo Biden, che ne spara una ogni due secondi, pure che era ieri, mi sembra che ha detto che sul conflitto, non mi ricordo dove, in passato, in Iraq, si è sbagliato, ha detto Ucraina, non ci saremmo mai dovuti far coinvolgere dal conflitto, anziché dire Iraq, ha detto, cioè, o Siria, mi ricordo, ne spara una dopo un'altra, veramente. O glielo fanno fare, o è scemo di suo, ma veramente non, è quasi, fa quasi tenerezza. Vabbè. Se hai ascoltato il discorso sull'Unione che ha appena fatto, che era completamente andato di cervello, ne ha dette di tutti i colori, è completamente fuori di melone proprio, quell'uomo sì, lì. Sì. E vabbè, insomma, comunque la Shura Obama ha detto che Michele Obama, il signor Obama o la signora, non so, vedi tu, ha detto che non ufficialmente, è stato un messaggio ufficiale, che non ha nessuna intenzione di candidarsi alle presidenziali. Guarda un po', perché ti ho detto, era un'epidemia quella che tutti quanti stanno sentendo che l'aria è praticamente girata a 180 gradi e in un modo o nell'altro si stanno tutti defilando oppure facendo il salto della quaglia. Sì, ma pure su Biden, perché la cosiddetta Hillary Clinton, che poi ha detto no, è evidente che l'anzianità lo sta appesantendo nei ragionamenti, cioè è detta dalla Clinton, dalla cosiddetta Clinton, ecco, diciamo così, quindi se vorranno inventare qualche cosa per bloccare queste elezioni, vogliono cercare l'escalation della terza guerra mondiale, ci stanno provando in tutti i modi con dichiarazioni folli da parte di Macron su sta linea rossa che sono pronti a superare, mandando le armi in Ucraina, le cose, tutto quanto, c'è una cosa allucinante che è pazzesca. Tutte chiacchiere, parole, annunci, bla 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 bla, senza nessun costrutto dietro, senza nessuna concretezza, tutte chiacchiere al vento. Va bene, Luca. Senti, visto che si è fatta quell'ora, siamo alle 10:30, a questo punto direi che potremmo anche concludere il nostro incontro per questa sera. Assolutamente. Va bene. Io direi che possiamo salutare tutti gli amici che ci hanno seguito fino ad ora e anche tutti quelli che ci seguiranno poi nei podcast successivi.
Io ti ringrazio come sempre per questo incontro, sempre molto stimolante e molto interessante. Quindi grazie infinite, Luca. Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie alla nostra Paolina, grazie a tutte le persone che insomma ci sostengono, ci mandano un like, una cosa e che divulgano le nostre dirette. È sempre un piacere passare una serata in vostra compagnia e un abbraccione a tutti quanti. Perfetto, saluto anch'io Paola Marcato, mi associo a questo saluto, un saluto a tutti e alla prossima puntata. A presto, ciao ragazzi. Finché ci sarà, chi dall'incertezza riscuoterà, chi ci dà paura e vuole che sia la nostra energia. Che mantiene intatte le ingiustizie della società.